Quando dovresti preoccuparti delle palle di pelo del tuo gatto? Le palle di pelo del gatto sono solo fastidiose o sono un vero problema? Credici oppure no, ma le palle di pelo sono un dato di fatto nella vita di ogni gatto. Per cui, se tu convivi con un gatto, prima o poi dovrai fare i conti con questo disturbo. Vomito rigroviglio di peli, cacche ripiene di peli, vomito cronico per tentare di rimuovere i grovigli di pelo dallo stomaco. Ma cosa sono le palle di pelo? Prima di dirti cosa sono però, se ancora non l'hai fatto, ti invito ad iscriverti al nostro canale YouTube Merantin Vet e a mettere la spunta sulla campanellina in maniera di essere informato ogni volta che esce un nuovo video. Le palle di pelo, chiamate in termine medico tricobezoari, sono ciò che accade quando il pelo che il tuo gatto ingerisce durante l'eccamento non riesce a passare attraverso il suo apparato digerente come dovrebbe e rimane nello stomaco a dare irritazione e vomito. Per rendere meglio l'idea, puoi pensare a questi grovigli di pelo misto a saliva e succhi digestivi come i fastidiosi mucchi di capelli che a volte intasano gli scarichi della doccia o del lavandino. Non esiste gatto che prima o poi nella sua vita non vomiti questi grovigli di pelo in giro per casa. Ad ogni modo, come puoi immaginare, è comunque una buona cosa che il tuo gatto vomiti le palle di pelo, altrimenti dovresti pagare per diversi interventi chirurgici per rimuovere queste ostruzioni dal suo tratto digestivo, quando non riescono a passare da soli. Quindi vomitare le palle di pelo per il gatto è un fatto normale? Beh, sì e no. Una palla di pelo ogni tanto è spesso perfettamente normale, dopotutto. Ma se vomita spesso le palle di pelo, allora può essere il segno di un problema di fondo. Inoltre, i gatti a pelo lungo, come i persiani, i Maine Coon o i Ragdoll, hanno più peli di quelli a pelo corto ed è più facile per loro fare palle di pelo. Ancora, durante il cambio di stagione, soprattutto in primavera, sarà più facile che succeda che il nostro micio vomiti palle di pelo. Infine, alcuni gatti sono toilettatori ossessivi e quindi consumano più pelo di altri. Perciò, quando le palle di pelo possono essere un segnale che il tuo micio ha dei problemi? Se il vomito di palle di pelo è maggiore di una settimana, allora ti consiglio di rivolgerti al tuo veterinario di fiducia, che potrà valutare se esistono condizioni mediche di malattia, ad esempio una infiammazione intestinale o peggio se il gatto è anziano, persino un tumore intestinale. A volte può essere un'infestazione da pulci, il micio si lecca in maniera ossessiva e inghiotte quintali di peli che poi vomita. Altre volte può essere un'allergia o a volte semplicemente stress. Mi è poi capitato di osservare un eccessivo lecamento in quei gatti, e non sono pochi, che soffrono di problemi articolari. Il motivo risiede nel fatto che, per cercare di dare sollievo alla zona malata, si leccano insistentemente la parte e ingeriscono così tanto pelo che poi finisce per vomitare. E in aggiunta a tutto questo, devi sapere che a volte una palla di pelo non è affatto una palla di pelo. Se il tuo gatto si comporta come se stesse cercando di espellere fuori una palla di pelo, ma non esce nulla, potrebbe trattarsi di tosse. Guarda questo video e dimmi se ti è mai capitato. La tosse è importante riconoscerla, perché nei gatti può indicare alcune gravi patologie, tra cui la verminosi polmonare, la filariosi cardiaca, la bronchite allergica felina o asma del gatto e altre ancora. Un gatto che tossisce è un gatto che deve assolutamente essere valutato dal veterinario. Ricorda, se noti che il tuo micio vomita spesso palle di pelo e ti accorgi di uno qualsiasi degli altri sintomi che ti ho parlato, chiamaci allo 0473 200 211 o manda una mail a info@merantinvet.it, perché è importante non trascurare un segnale prima che diventi preoccupante. Ma perché poi le chiamano palle di pelo se sono in realtà dei tubi o cilindri di pelo?